Rieccoci insieme ragazzi di nuovo per il nostro settimo, se i calcoli sono giusti, episodio di Bioshock Infinite. Dunque, fatto pieno di colpi della mitragliatrice, come vedete che è per me una arma preferita. Andiamo qua. No, hanno già razziato tutto qui, va bene, ok. Allora, guardate cosa ci ha preso qui. Interessante. Una soffiata diceva che c'erano armi di contrabbando nascoste al Fellow Traveler. Non le abbiamo trovate, ma la cosa strana è che c'erano delle vecchie uniformi della guerra sotto il pavimento. Abbiamo provato a capire perché ci fossero, ma... Chi c'è? Blade, vero? Signore, armi a terra! L'hai sentito, Guardi, un Comstock? codice, un messaggio segreto dei Vox Populi. Sei tu la crittografa in erba. Che dice? Non lo so, deve esserci un cifrario da qualche parte. Elisabeth può decifrare i codici che indicano compartimenti riassorti da Vox Populi. Trova il codice e il corrispondente cifrario per scoprire il tesoro nascosto. Dimostra che sono un bugiardo. Pure il tesoro nascosto. Quindi ci sarà da tornare indietro prima o poi. Ora, parere abbastanza positivo adesso sto avendo su questo Bioshock Infinite, ragazzi. Ma ok. Ridagato, vediamo meglio. Proviamo ad entrare qua. Guardate. C'è un voxafono. Dio crea soldati di ogni tipo, ma ha creato un solo Cornelius Slate. Mio padre l'ha seguito su per la San Juan Hill, attraverso le ambasciate a Pechino, e come diceva lui, anche all'inferno se avesse dato l'ordine. Alla donata di oggi Slate mi ha chiesto se fossi la figlia del sergente Monroe. Ho risposto sì, signore, lo sono. Slate ha detto: tuo padre ha sempre voluto un figlio. Spero che quello sciocco fosse abbastanza saggio da capire quanto sia stato fortunato. Guarda, la mia torre. Sarebbe giusto che mi dessero parte dei profitti, non credi? Ecco un po' di contanti. Grazie, Betty. Ce l'ho. Si assicuri di passare alla sala degli eroi per provare la nuova trappola Vai, elettrica. A Betty. chi serve l'azienda elettrica? Ah, tre grimaldelli non li abbiamo, mannaggia noi. Non vendono potenziamento danno 1. Il danno della carabina. Il danno dei lanciarazzi. Allora, dispersione della mitragliatrice. Qui ragazzi c'è da spendere, eh. Allora. Io farei questo della mitragliatrice perché sto ancora facendo il trofeo della mitragliatrice. Dopodiché io farei danno della carabina. Ecco qui. E l'aumento del caricatore della pistola non ci interessa. I lanciarazzi per il momento non ci interessa, ragazzi, anche se dovremmo farli tutti, eh. Però finché non abbiamo proprio l'arma in sé. Quindi ora giriamo per cercare i grimaldelli. Di certo il gioco ce li dovrà dare per aprire quella. Qua ci troviamo dove eravamo prima, avete capito? Bastava fare il giro qui all'interno. Guardate cosa c'è qua. Continuiamo il nostro trofeo dell'esploratore. Alla squadra di Colombia, in poche parole. Qua si aprono le porte. Vediamo qua.
monete. Io sono combattuto se fare di già adesso l'upgrade per il lanciarazzi. Grimai Deli, ok, solo due, mannaggia noi ragazzi, ce ne manca sempre uno. Qualcosa da prendere? Una pistola, ma... Prendici Fragio! È proprio il libro del codice. Perfetto, ragazzi. Torniamo. Lo so che forse dovrei andare più spedito, ma ci stiamo divertendo. Mi sta divertendo. Uno sparatutto, ragazzi, mi sta divertendo. Cioè, quindi ci terrei a farvi capire che mi sto divertendo con uno sparatutto. Allora non era qui, ma era di qua. Vieni, Betty. Ehi, hey, sembra semplice. Tanto di cappello ai Vox. Beh, questo posto è più di quel che sembra. Tanto di cappello. Davvero? Ma dai. Spero vi sia stato utile scoprire questa cosa, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa. Innanzitutto c'è una tua box a fondo. Daisy Fitzroy. Ho letto di lei. I libri dicono che ha intenzione di togliere Columbia dal cielo. Tutti abbiamo un sogno. Non voglio far parte della loro cultura, della politica, della gente. Il sole sta tramontando sul loro mondo e ben presto non vedranno che l'oscurità. Ecco lanciarazzi, ragazzi. Quindi io quasi quasi prenderei il lanciarazzi. Ottimo. Non lo usiamo ancora il lanciarazzi. Guardate cosa abbiamo qui, la salute al massimo, però abbiamo un'altra infusione. E credo sia arrivato l'ora di potenziare la nostra salute. Ottimo. Al quarto stadio. E sia anche arrivata l'ora di... Ecco qua. Grazie Betty. Noi ringraziamo sempre il nostro Betty. Ed ecco il Grimaldello, eccolo, finalmente l'abbiamo trovato, ragazzi. Quindi ora adesso si andrà. Ad aprire la cassaforte. Qui dovremmo aver preso tutto. Aprire la cassaforte, ma... Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male. Ehi, vieni! Ok. Giustamente il ritorno c'erano sorprese, eh? Allora io tornerei di qua. Per aprire quel... Innanzitutto andiamo di potenziamento danno dal nostro lanciarazzi adesso che abbiamo trovato e aumentiamo il caricatore, ma non possiamo, mi sa, non è disponibile. Vai, ragazzi, va bene così, abbiamo aumentato il danno, dai. Non lamentiamoci. Ecco qua. Vai. Vuoi aprirla, Elizabeth? Sicuro. Grande Elizabeth. Anzi, Betty. Fatto. Vai, Betty.
qua abbiamo un pezzo di equipaggiamento, ragazzi, un cappello tempesta. Trappo retro, cavolo pazzo, fanno in modo che gli effetti si diffondano anche ai nemici vicini. Vai, questo lo usiamo, ragazzi. Cogli la borsa di monete d'argento, non è ancora sufficiente, ce ne servono più di 800 per potenziare il... Hai trovato qualche altra moneta, Betty? No. Ok, io direi che a questo punto, ragazzi, possiamo veramente muoverci in direzione della sala degli eroi, della trappola elettrica, a meno che qua non ci sia qualcos'altro da prendere, ma non credo. Hanno bloccato l'accesso via navetta alla sala degli eroi. Sarà per via di quello che succede con quello Slate. Immagino che potremmo usare le skyline sopra di noi. Dobbiamo solo trovare un modo... Sarà un bambino, una cosa fantastica. Ah, ha preso anche lei uno dei... Pensi che quel tuo occhio di falco potrebbe trovare delle munizioni in giro? Farebbero comodo in caso di guai. Ci vorrà un po' di impegno, ma farò del mio meglio. Vai. Brava Elizabeth, brava Betty. Adesso Betty cosa facciamo? Ah. Non è che abbiamo risolto di molto la situazione, eh. Potremmo andare là, guarda. Proviamo. Quindi, ottimo, ci siamo recati qui. Proviamo a scendere. Io direi che stiamo andando bene perché il gioco ci dà delle indicazioni. Azione da lanciarazzi ai massi. Così. Ok. Abbiamo trovato il tuo vecchio amico Slade. Troviamo la trappola elettrica e via di qui. Grande! Allora adoro Betty! Grande! Veramente ma è una partner incredibile lei, eh!
sono andati tutti. Io tornerei sulla mia amata mitragliatrice. Tanto che non ho ancora fatto il profilo della mitragliatrice, ragazzi, quasi quasi lascerei perdere la mitragliatrice e proverei il fucile. Vedete che cosa abbiamo? Cosa ci vende questo? Questo ci vende solamente kit e munizioni. Li vuoi tenere tu? Qui. Grazie. Va bene così. Però, ragazzi, sapete che vi dico? Mi trovo troppo bene col mitra, quindi chi se ne frega dei trofei se non c'è un trofeo sul mitra. A un certo punto abbiamo i lanciarazzi al massimo, quindi devo cominciare anche ad usare i lanciarazzi, eh? In dubbio questa cosa, guardate qua. Oh, diamo un'occhiata. Perfetto. Entra nella storia degli eroi. Abbandona la zona. Ok, entriamo in un nuovo capitolo, ragazzi. Slate. Quell'uomo è sempre stato mezzo scemo e mezzo eroe. Non ho mai capito quale metà fosse più pericolosa. Quindi Slate era il capitano che abbiamo sentito parlare. Raro è l'uomo che prende posizione in nome di Dio e della nazione. Ma questo è il posto dove onore si dà agli eroi della nostra città. Una specie di museo degli eroi di questa città, quindi. Trova la trappola elettrica nella sala degli eroi. Grazie. Ce ne danno di munizioni del... L'aumento caricatore del nostro lanciagranate, possiamo finalmente farlo, scusate, lanciarazzi. Eccolo qua. Due munizioni in più. Ecco qua, vedete, abbiamo preso altre munizioni da lanciagranate. Guardate qua un boxafono, ascoltiamo. Quando il nostro lavoro sarà finito, ci chiameranno assassini. Cornelius Slate, il gancio sinistro dei Vox Populi. Scambieremo la bugia di Comstock con una nuova. Così sia. La Fitzroy e io siamo compagni per necessità. Dubito che gli uomini che hanno accoltellato Cesare sarebbero andati d'accordo in tempo di pace. Quando Comstock sarà andato, le imprese dei miei uomini saranno consacrate e otterranno ciò che è loro dovuto. Non c'è bisogno che viva per vederlo. Vai. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo. Abbiamo il potenziamento per la trappola di corvi, però in realtà che ancora non possiamo permetterci perché abbiamo speso tutto, ma in realtà non c'è nulla per
il cavallo pazzo, quindi Il profeta padre Comstock, comandante del settimo cavalleggeri. Non ha mai comandato il settimo. Diavolo, non me lo ricordo nemmeno. Il caporale De Witt provò il suo valore sul campo quel giorno. Che io sia... Slate! Sei tu? Sei sempre stato diverso, vero, Booker? Non ti interessa la gloria. Senti, vedo che sei preso in una specie di pasticcio. Se ci lasciassi arrivare dove tengono questa trappola elettrica, noi poi... Quel soldato di là, Comstock, ci vuole morti. Non moriremo per mano sua. Ci saranno guai. Ai miei uomini non resta che una scelta. Morire per mano di un soldato di latta o di uno vero? Ecco, si suicida, ottimo. Vedi, Booker? Sei un killer! Che ti piaccia o no? Dacci solo la trappola elettrica! Se vuoi il vigor, Booker, fai morire i miei uomini da veri soldati. Ti aspettano Wounded Knee e Pechino. Allora, si è acceso tutto qua, come vedete. Cercherò di tenerti rifornito di bende e munizioni, ma... non abbiamo sempre i materiali giusti. Ok. Di qua. Guardate la statua di Cornelius Slate, è stata distrutta. Soldato dell'Oriente. Sai al massimo. Io sarei per testare, prima di finire l'episodio, i lanciarazzi, perché ce ne dà di munizioni, come vedo, dei lanciarazzi. Molte le devo lasciare giù perché... ottimo, ottimo, ragazzi. Cosa potenziamo? Io direi lo scudo, sempre. Portiamo 4 lo scudo. Grimaldello, lingotto d'argento, che guardate quanto ci dà. Allora, questa porta... Grimaldelli, poi abbiamo esaminato tutto, la pistola non ci serve. Ok, si è aperto, prima era chiuso. Non so neanche la cadenza di fuoco che ha il lanciarazzi, quindi. Si assicuri di passare alla sala degli eroi per provare la nuova trappola elettrica. A chi serve l'azienda elettrica? Qui c'è sempre aumento caricatore della pistola, ma non ci interessa aumentare la pistola. Lui diceva soldato dell'Oriente, Qui abbiamo il Dollar Bill che vende le... Il soldato di latta si è preso il merito di quelli veri. Il tuo accompagnatore, signorina, si è ammantato di gloria il 29 dicembre 1890. Cosa sta dicendo? Meglio se non lo sai. Da parte del passato del nostro Booker, quindi. Lo sterminio di indiani. Boom! Grazie ragazzi, tanta roba, guardate, equipaggiamento.
Aumenta il raggio del danno delle armi esplosive. Decisamente, ragazzi, mettiamolo per il semplice fatto che stiamo usando lanciarazzi. Allora, vediamo di qua. Allora ragazzi, tireremo questa leva per scoprire di più forse del nostro Booker, come vedete, il profeta in un Bethany, ma lo tiriamo al prossimo episodio, non la tiriamo adesso. Quindi qua con la nostra Elizabeth, che è tanto dolce e carina, che ci accompagna ed è una partner pazzesca, veramente. Io vi chiedo, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando ragazzi, piazzate il like, che tanto a voi non costa niente, ma aiuta una cifra al canale, ma soprattutto iscrivetevi, mi farebbe molto piacere, per sapere quando metterò online un prossimo episodio di Bioshock Infinite, l'ottavo a questo punto. Oggi ve ne sto registrando tutti andare e poi vi ributto tutti online, così ragazzi continueremo la nostra avventura a Columbia, questo titolo che mi sta veramente piacendo tantissimo, quindi soprattutto mi sta divertendo, cosa veramente importante. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti e grazie per aver visto l'episodio.